Caffè. Grazie. 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 Quanto zucchero? Uno. Uno anche per me. Ma che avete da ridere voi due? Abbiamo deciso che il bambino si chiamerà Giovanni. Come te. Sì, hai sentito bene. Istituto Acustico Maico, 800 03 0407. Casalinghe pronte per regalare emozioni nell'ultimo appuntamento stagionale di questa rassegna che voi ospitate ormai da 8 anni a questa parte. Com'è andata questa volta? È l'ottava edizione, è andata benissimo come sempre, ogni anno si migliora. È ovvio che diciamo che in un territorio come questo nostro, dove si producono degli alimenti ottimi, buonissimi, naturalmente le tradizioni non mancano. Le specialità non mancano e naturalmente non mancano neanche le brave casalinghe e i bravi cuochi, perché insomma sanno anche cucinare, e sperando che naturalmente questa loro professione venga trasmessa anche ai più giovani in modo tale da di fare in modo che queste tradizioni continuino, proseguono nel tempo. 12 piatti tra antipasti, primi e secondi, c'è un elaborato che l'ha sorpresa più degli altri, in tutta sincerità? Sì, senz'altro, insomma, sono stati tutti e 12 piatti buoni. C'è stata comunque la mugnaia agli olio, che comunque è un classico nostro qui del posto, ed era buonissimo, così come diciamo, come a tanti altri piatti, e comunque erano buoni, cucinati bene e con degli ottimi alimenti, e proprio al punto giusto, insomma. Diciamo che le casalinghe e i casalinghi qui, insomma, i cuochi si sono veramente dati da fare questa sera. È stato un modo per scambiarsi gli auguri di Natale? Sì, certo, ormai manca pochissimo. Siamo ormai alla vigilia, quasi alla vigilia di Natale. È ovvio che insomma ormai ci troviamo in un contesto proprio natalizio, e quindi queste serate sono proprio al punto giusto, insomma. Ecco, a parte la cucina, che anno è stato per Elice, per la sua amministrazione, sindaco De Massis? Il 2017 sinceramente non è stata una bella annata, assolutamente no. Ecco, io mi riferisco alle calamità, alla grande nevicata del 18 gennaio scorso, che pure noi abbiamo subito una fortissima calamità. Tanti danni, una nevicata da oltre un metro, e i nostri territori non sono, non siamo attrezzati per ospitare delle nevicate così, così forti. E poi naturalmente c'è stato, dopo la grande bufera di neve, c'è stato anche il disgelo, che ha creato molti ma molti danni. Dopo della forte nevicata c'è stata l'alluvione di metà novembre, che ha fatto anche forti danni, e alla fine non poteva mancare che Eolo, il dio del vento, insomma, che ha spazzato tanti tetti, e quindi provocando ancora altri danni.
Certo, io il mio augurio naturalmente di buon Natale e un felice anno nuovo, non è che ci vuole tanto che il 2018 sia migliore per il 2000, dell'anno in corso, però naturalmente noi non è che ci spaventiamo tanto, e quando c'è da rimboccarsi le maniche lo facciamo con tanta semplicità. Presentiamo anche questo piatto davvero molto interessante di Ada Di Berardino, lo sformato di zucca con mandorle e amaretti. Lei come lo prepara questo piatto, signora? Allora, faccio la zucca a pezzi e poi la metto in una pentola con olio e cipolla e un po' di sale. E metto il coperchio, lo faccio stare una mezz'oretta, poi lo giro energicamente 5 minuti e diventa tipo una purea. Fatto questo ci metto latte e parmigiano, poi lo metto in forno con le mozzarelle e invece di mettere di nuovo il parmigiano metto le mandorle e alla fine una spolverata di amaretti. In questa gara tipicamente natalizia, come mai è caduta proprio su questa ricetta la sua scelta? Ma perché mio marito è un coltivatore di zucche, allora questo è il periodo delle zucche, un periodo invernale, a noi piace tantissimo la zucca e poi cotta così è molto gradevole. Al ristorante Terra e Sapori di Eli c'è Gigliola Puca con il piatto ceci e castagne, ma lei come lo prepara questo elaborato? È un elaborato molto semplice e molto tradizionale. È una cottura piuttosto lunga, certamente, perché i ceci vanno messi a bagno la notte prima e poi vanno sciacquati bene e l'indomani vengono cotti, una volta mollati vengono cotti, non spappolati, devono sobbollire i ceci, bisogna carezzarli, curarli e quindi viene messo una foglia di alloro per farlo profumare, mai toccarli con un mestolo di ferro di che, bensì con semplicemente la cucchiarella tradizionale che usavano le nostre nonne, le nostre mamme. E poi anche le castagne, che adesso è proprio un prodotto di stagione, un prodotto che in questo momento si abbina in molti piatti, piatti natalizi, piatti della vigilia, come cece e castagne, che di solito viene preparato come piatto povero, perché non prevede l'aggiunta di carni, di sapori forti. E quindi le castagne lessate e poi spellate, sistemate e cotte insieme ai ceci con un bel condimento di aglio, di alloro, un pochino di salvia e di rosmarino, messo tutto insieme, un piccolo sobbollore e poi una fettina di pane tostato di gran turco integrale bianco e buon appetito. Un piatto davvero interessante, spaghetti al Montepulciano d'Abruzzo, quello che presenta in gara Rolando Pennese. Allora, veniamo a parlare delle peculiarità di questo piatto. Allora, questo è un piatto, diciamo, povero, però con tanto sapore e tanta genuinità, in quanto c'è un aglio fritto con la salsiccia mantecata e poi viene messo degli odori, rosmarino, la santoreggia che nasce ai monti del Morrone, i chicchi di pepe rosa e nero con l'origano. E poi si butta il vino rosso, il Montepulciano forte, quello corposo, e poi si fa gli spaghetti non molto al dente, si fa mantecare dentro questo vino rosso e il piatto è pronto e si fa dentro la teglia di coccio. Un piatto da offrire tranquillamente in ogni giorno, magari anche a chi apre la porta, a chi porta. Sì, porte aperte per chi porta, per chi non porta, non mi importa ad aprire la porta. È un piatto che va in questi giorni natalizi con molto freddo, perché è un piatto abbastanza consistente e riscalda anche il corpo. La signora Franca Pagliaroli presenta un altro classico delle nostre tradizioni, chicocci e fagioli. Come lo fa lei? Allora, metto a mollo dei fagioli la sera prima, dopo cambio l'acqua con un po' di sale, un po' d'acqua calda e dopo la mattina lo metto a cuocere lentamente, a fuoco basso.
Dopo la zucca lo sbuccio, lo lavo, lo taglio a dadini, lo metto al forno a cuocere perché è più saporita. Ci metto la cipolla, il sedano, la carota, tutti gli odori che ci vuole. E dopo lo unisco e lo faccio ribollire di nuovo. Signora, lei se l'è mai chiesto perché piace così tanto questo piatto? Perché è un piatto semplice, è un piatto povero, però fa molto bene alla salute. Maria Angelucci presenta il brodo di Natale con gallina nostrana. Con gallina nostrana, sì. Come fa? Con le verdure, tutti i tipi di verdure, compreso il cardo perché è Natale, le polpettine che si usavano una volta, uova e formaggio. Quanto tempo ci è voluto per preparare? Due giorni. Sì. Allora, diciamo qualche segreto per consentire anche a qualche amica o amico da casa per ripetere questo piatto. Beh, vabbè, l'ho detto già, i segreti, poi la cucina si inventa, si aggiusta col pepe, la cannella, tutti questi profumi che va al brodo di Natale. È una ricetta tramandata di generazione in generazione, sì, o l'ha inventata sì. Lei? No, questa è tramandata da generazione in generazione con la gallina, che addirittura io ci ho messo anche un pochetto di pecorino, perché una volta non si usava il parmigiano. Una volta mia mamma ci metteva anche il pecorino in mezzo al brodo per amministrare queste verdure, per collegare verdure fin da una stracciatella. Complimenti signora, perché lei, già campionessa italiana, si è rimessa in gioco, vuol dire che la cucina proprio la appassiona. Sì, tanto, grazie. La giovanissima Antonella Colelli in gara con la Simbra di Pizzo Ferrato, e fu strascinata la polenta di farro per presentarla. Sì. Farro e farro spezzato, addirittura il farro era quel cereale che veniva usato ancora prima del mais, perché il mais sappiamo che è entrato in Italia con la scoperta dell'America, quindi dopo il 1492, mentre il farro è addirittura più anziano, più antico del mais. Quindi una ricetta davvero con radici nella storia più lontana dell'Abruzzo, della nostra terra. Poi vabbè, la verza ripassata con l'alloro, il nostro classico peperoncino dolce, e sprigiona un profumo davvero da non perdere, sì. Comunque, lei è una neolaureata, è una neodottoressa, anzi ne approfittiamo per augurarle le migliori fortune. Ma come nasce in lei la passione per la cucina? Beh, allora, ieri mi sono anche abilitata alla professione di farmacista, quindi non solo laureata in chimica e tecnologia farmaceutica, ma anche farmacista a tutti gli effetti. Beh, si parla sempre di ricette, no? Ricette di farmaci, ricette da mangiare, e poi la cucina è chimica, è la temperatura alla quale un cibo cuoce, insomma, sono tutti processi chimici che a me hanno appassionato, e quindi mi è piaciuto cavalcare l'onda, insomma, tra una ricetta e un'altra. Un anno il 2017 che per Antonella Colelli si chiude nel migliore dei modi, quindi. Certo, sono molto felice, infatti ho detto che sotto l'albero ho trovato delle vittorie qui al campionato della cucina, una laurea, un'abilitazione alla professione, il fidanzato che ormai c'è da tanto tempo, una bella famiglia, gli amici, e sono davvero felice, bisogna accontentarsi delle piccole cose. Anna Monaco presenta il panettone salato, ma come è fatto? Praticamente è una ricetta tipica abruzzese. Avete presente il pan di Spagna, però salato, viene tagliato a strati e farcito. Io ho fatto una farcitura con salmone fresco, carotine, insalata e maionese, adatta proprio al periodo natalizio. È uno degli antipasti più ricchi del periodo natalizio. Inoltre, insieme ci metto delle cosine carine a sorpresa che stupiranno, perché hanno la forma dell'albero di Natale e della stella cometa, proprio come tradizione vuole. Chi le ha consigliato questo piatto? Ma io me lo sono inventato, non ho visto né internet né nulla, è una cosa di fantasia. È un modo per augurare buon Natale. Bravo, bravissimo. È una cosa sfiziosetta. Signora, tanti auguri. Grazie, in bocca al lupo e buon Natale a tutti. Con i maestri del settore, i professionisti dell'arte e della cucina, Luigi Santino Strizzi, veniamo a commentare questa edizione 2017 del campionato della cucina per casalinghe al ristorante Terre e Sapori di Elice. Com'è andata, Santino? È andata benissimo, perché abbiamo trovato piatti con prodotti locali
piatti di una volta che sono sempre i migliori. Si fa sempre che si deve sviluppare un piatto all'estremo, invece mettendo pochi ingredienti si possono fare dei piatti veramente super. E questa sera le casalinghe hanno ripresentato alcuni piatti che effettivamente sono storici, tipo le granitte è un piatto storico che si faceva nelle case povere adoperando esclusivamente il grano, la farina di grano e l'acqua. Poi se uno c'aveva un po' di verdura, c'aveva le fave, c'aveva il guanciale, il pomodoro, quello che aveva metteva, e da quello lì è un piatto storico già senza di niente, sembra quasi un risotto perché viene fatto a quel modo lì. E mi ha dato bei ricordi perché noi abbiamo fatto delle serate esclusivamente per le granitte, che si possono chiamare anche frascariel, grumetti, dipende dalle varie zone, però sempre quello è il prodotto. Poi c'è stato anche un bel piatto che ricorda la cittadina dove ci troviamo in questo territorio, che è la Mugnaia, e siamo rimasti veramente entusiasti perché ha fatto un piatto con due ingredienti ma di ottimo sapore, e anche come salinità e come gusto è stato apprezzato tantissimo. Allargando gli orizzonti, che cosa si sente di dire a queste casalinghe? Qualche consiglio per migliorarsi ulteriormente? Allora, diciamo che per migliorare una casalinga è un po' difficile, perché loro già fanno delle cose fatte a regola d'arte secondo la loro conoscenza. Se invece cominciano a seguire i discorsi dei cuochi che dicono che devono imporre certe situazioni, poi il piatto automaticamente non gli esce bene, perché quello che fa il cuoco è fatto con sapere e sapore, e ci vuole molto studio dietro, quindi bisogna essere preparati. Tecnica. Ci vuole molta tecnica, perché lo stesso piatto fatto da un cuoco e fatto da una casalinga aveva due risultati completamente diversi, nonostante il prodotto sia uguale per tutte e due. Noi abbiamo fatto queste cose qui. La casalinga ci deve mettere il suo, ci deve mettere quel quid di amore e di semplicità. Io sono sempre, te l'ho sempre ripetuto, piatti semplici però presentati bene. Possibilmente il consiglio che posso dare ai cuochi che hanno partecipato questa sera: il sale, di metterlo all'ultimo momento, perché un piatto salato non si può riprendere, un piatto che è insipido basta aggiungere un pizzico di sale, quindi devono fare attenzione a questa cosa qui. Iniziativa supportata da alcune aziende del territorio, leader nei rispettivi settori, come la Lucci Arrosticini di Castilenghi, il pastificio La Mugnaia di Elice, la Idac Dolciaria, sempre qui a Elice, come il frantoio De Massis, l'ottimo olio firmato De Massis. Ecco, dei piatti accompagnati dai vini Chiarieri di Pianella, altra eccellenza del territorio. Sì, diciamo che abbiamo sia i piatti, sia i vini, sia l'olio che ho conosciuto questa sera, ho visto che c'era la dritta, insomma un olio veramente speciale. Io dico sempre, 3 cucchiai di olio che va per fare un piatto devono essere di alta qualità, non lesinate con questi oli che non si sa che cosa c'è dentro. L'olio che costa 3 euro, 4 euro non è un olio d'oliva, mi dispiace, è una sostanza. Ma ha detto uno, dice sì, ma c'è scritto. Ma io ci posso scrivere anche Barolo sopra la bottiglia, ce lo scrivo. E tu dici, ma questo non è un Barolo, questo è un Trebbiano. Ma c'è scritto. Quindi state attenti, noi in Abruzzo abbiamo fra gli oli migliori che ci sono nella zona. E anche i vini, oramai il vino abruzzese dà fastidio un po' a tutte le altre regioni. Quindi complimenti anche ai dolci, l'Idac qui è di zona. Io sono un amante della conca, la ratafia. A me piace tantissimo, un prodotto che quando l'ho mandato fuori, chi l'ha avuto mi ha ringraziato molte volte. Non per provocarla, però magari questi elaborati, questi piatti, questa sera a Elice, con qualche intaglio stile Strizzi, avrebbero fatto un salto di qualità notevole. Allora, la prossima volta, il giorno prima, facciamo 2 ore di preparazione, come si fa con una patata, con una zucchina, ognuno può fare, e valuteremo anche questa cosa qui, gli insegniamo, perché tanto non è che ci vuole tanto per imparare il minimo. Per fare una rosa possono farla tutti, quindi potremmo fare a tutte le casalinghe, offriamo un corso di intaglio di 2 ore per imparare a fare l'intaglio. Nel frattempo, maestro Strizzi, tanti cari auguri. Auguri di buon Natale e buon anno a tutti i telespettatori e a tutte le nostre casalinghe che ci onorano ogni volta con questi piatti. Grazie.
Impresa funebre eterna, servizi funebri completi, tumulazioni, cremazioni, servizi floreali, 24 ore su 24 con serietà e professionalità. Impresa funebre eterna, via Salomone 94, Chieti, numero verde 800 913558. Perché noi ci mettiamo la faccia.